Io voglio leggervi una poesia di 11 anni fa e che si trova su un libro mio del 2009, appunto, ed è intitolata Bancarotta. E fa così: credete davvero che la vita vi stia aspettando? O illusi. Voi vi fermereste ad aspettare chi passandovi accanto si volta fingendo di non riconoscervi. Vi fermereste sotto una finestra costantemente chiusa, davanti ad un portone serrato al catenaccio. Non siete voi quelli che dicono che è proprio dei poeti avere sempre la testa fra le nuvole. Sapreste quante nuvole ho visto trasformarsi in terra e viceversa. E quanto sono stupido certe volte e così felice di stupirmi della mia stoltezza. Ma questo voi non lo capite. Siete troppo presi a far quadrare i conti del dare e dell'avere e non saprete che siete in debito, siete in bancarotta. Questo è del penultimo mio libro e si intitola Abiezione. Abbrutiti, schizofrenici, impazienti. Ma l'uccello non finisce di cantare. Il vento prende a respirare con le foglie e le montagne, immobili, sicure, aspettano l'arrivo della luce. Era già alto il sole e intorno ancora si ascoltava la preghiera. Noi, soltanto noi, distratti, inepriti, a spargere catrame, a bestemmiare. Sì, ho portato, beh, questa l'ho portata perché è l'ultima, è dall'ultimo appunto libro che ho pubblicato e porta anche al futuro, ecco, qui andiamo un passo ancora più avanti. Terzo dopo. Comunque sempre prima del corona, eh. Dalle braccia dei peschi. Esploderà, ma non sentite che esploderà. È soltanto questione di attimi, secoli per noi, e il sole sgancerà sulla terra la sua bomba d'amore. Non rifugiatevi allora, non cercate riparo, uscite dalle prigioni, anche adesso che piove e fa freddo. Raccogliete quest'acqua. Vi servirà quando domani, immergendo le mani nel secchio, sentirete il bisogno di portarvela al viso, mentre nuove carezze cadranno dalle braccia di Gesù. Passiamo all'ultima poesia, giusto? Quella che dedichi a Silvia? Sì. Questa la dedico a Silvia e gliela dedico da qui, guarda, ecco dove scrivo le mie poesie. Sui taccuini, sui foglietti. Questa è ancora qui, perché chiaramente è scritta Sono adesso, quindi. le poesie più, come dire, sentite, piene d'amore, di calore, percepisci l'inchiostro, il ripensamento. Lo voglio per sempre, Errore. fogliettino. Te lo lascio, Silvia, promesso. E allora io ti lascio il l'apitto, va bene? Oh. Bellissimo questo scambio in diretta. Vai, Sandro. Molto bene, esattamente. Ma comunque te lo lascio davvero così, come proprio autografo, così fra 400-500 anni, quando lo ritrovano, come dicevamo prima. Vuol dire che stai 500 anni avanti, te, oh. Più di Dante, No, oh. no, no, quello Vai, Carlo, leggici questa poesia. qualche anno ci può fare.
Allora, eseguita se le ali bianche degli auroni, se i rami fioriti dei pruni fossero sufficienti a coprire le nefandezze e i cattivi odori, saremmo ancora in tempo. Ma non lo sono mai stati. E adesso prendetemi pure per viettatore. Quando capirete, ma veramente, che proprio l'esiguità di tutti questi voli, di tutti questi fiori, ci salverà di nuovo. Grazie ragazzi. Grazie, grazie, a te, grazie Sandro. A te.